Rieccoci in studio, continuiamo a parlare di turismo alla finestra sul territorio, come nella prima parte lo facciamo in compagnia dell'amministratore di Isola Dino Club SRL, Matteo Cassiano. Cassiano che si è reso protagonista non solo per le iniziative che hanno a che fare strettamente con l'Isola di Dino, ma in quanto operatore turistico del territorio si è segnalato nella recente cronaca che noi abbiamo raccolto con le nostre telecamere per un'altra iniziativa. La vediamo nel prossimo servizio.150 persone nella sola settimana di Pasqua è il primo responso dell'iniziativa Tutti al Mare lanciata a marzo dall'imprenditore praiese Matteo Cassiano. Un soggiorno gratuito di 5 giorni per chi vuole conoscere la costa di Tortore della città dell'Isola di Dino. Questi gli ingredienti dell'appetitosa offerta che durerà fino al 15 maggio prossimo. L'iniziativa ovviamente per la settimana di Pasqua ha registrato un successo. Già stiamo pensando di estendere questa iniziativa in tutti i mesi di bassa stagione. Adesso ogni fine settimana abbiamo le prenotazioni, quindi che di solito iniziano il giovedì e il venerdì, quindi abbiamo già le prenotazioni fino al 15 di maggio ogni fine settimana. Ovviamente questa iniziativa viene abbinata ad un pacchetto estremamente interessante che è il Dino Summer, sempre legato alla promozione del territorio e alla conoscenza di tutte le risorse ambientali e non che caratterizzano la nostra zona. Questo pacchetto sostanzialmente mira sempre a destagionalizzare i flussi turistici. Ma le novità non finiscono qui, l'iniziativa infatti potrebbe essere estesa anche agli stabilimenti balneari. In settimana abbiamo un incontro con alcuni gestori balneari. Il nostro obiettivo è di garantire un gran numero di ombrelloni nei mesi di giugno e di luglio totalmente gratuiti. Puntiamo ovviamente a fare una locazione di casa vacanze settimanale, quindi questo per poter garantire sempre nuovi flussi e quindi grazie alla collaborazione e alla disponibilità di molti gestori balneari abbiniamo questo pacchetto per chi sceglie di trascorrere le vacanze nei mesi di giugno e di luglio anziché agosto. E per accontentare tutti, Cassiano ha pensato anche ad un pacchetto per gli amici a quattro zampe. Nel territorio stiamo cercando di fare un pacchetto per tutti coloro che hanno gli amici a quattro zampe che, ahimè, ad oggi hanno le porte chiuse in diverse attività. Quindi ci sarà un pacchetto completo che prevederà a partire dal ristorante, allo stabilimento balneare, alla casa vacanze, proprio per poter ospitare e portare in vacanza gli amici a quattro zampe. La crisi impazza, il turismo è in calo, ma le idee non devono mai venire meno. Per Cassiano, infatti, l'Alto Tirreno Cosentino è un territorio da promuovere costantemente. Ogni impresa e ogni privato, relativamente alla promozione del territorio, deve fare del suo. Ovviamente gli strumenti che devono essere adottati, e sono gli strumenti prioritari, sono nel cercare di portare sempre più nuovi flussi turistici nel territorio. Quindi questa è una priorità. Nel corso del servizio, tornando alla prima parte, vedevamo alcuni scorci della vista che c'è da sopra l'isola sul golfo di Policastro, assolutamente mozzafiato. E il servizio, lo ricordiamo, era relativo a qualche periodo fa, si parlava dei primi risultati ottenuti da questa iniziativa. Ad oggi invece, sempre nel servizio, lo sentivamo, è un'iniziativa da continuare a portare avanti, incrementandola con altri servizi. Assolutamente, è un'iniziativa che ha avuto un successo inaspettato perché dal primo momento, prima di tutto, quando veniva studiata, ci siamo resi conto che era unica in Italia. Un'iniziativa unica in Italia perché per la prima volta l'impresa privata mette a disposizione tutto il suo portafoglio, nel nostro caso immobili, per promuovere il territorio. Un'iniziativa che interessa non solo un paese, ma interessa due paesi, Praia e la Marina di Tortora.
quindi un periodo dove chiunque da qualsiasi parte d'Italia o del mondo può venire a Praia gratuitamente per visitare il territorio. E l'iniziativa è terminata qualche giorno fa, il 15 di maggio, e noi già stiamo programmando un pacchetto che parte da settembre fino a maggio 2014, integrato con una serie di servizi gratuiti, con un mese dedicato alla totale promozione territoriale. Quello che il mio obiettivo è coinvolgere le attività turistico-ricettive, coinvolgere i paesi per proporre il mese della promozione territoriale, quindi rinchiudere in un determinato periodo 2000 presenze che settimanalmente arrivano nel comune di Praia a Mare, nel comune di Tortora, per conoscere il territorio. Quindi lì è il mese, tra virgolette, della promozione, dove è il nostro bigliettino da visita per la stagione verrà. Soddisfatto anche per i risultati e per le previsioni dell'estate 2013, nonostante un periodo di crisi, quindi stiamo passando un periodo storico particolare per quanto riguarda la crisi, per quanto ci riguarda nei territori di Praia e Marina di Tortora, quest'anno ci sarà un incremento addirittura di presenze rispetto agli scorsi anni. Questa è una nostra previsione in relazione anche alle strategie che direttamente abbiamo adottato per incentivare nuovi flussi turistici, quindi cercare di destagionalizzare non solo con la comunicazione, ma anche praticamente con i fatti, cioè chi il nostro turista che preferisce fare e organizzare il suo piano ferie nei mesi di giugno e di luglio anziché agosto, lo stabilimento balneare gratuito, perché no? Cercare di offrire una serie di servizi e una serie di strumenti come il Dino Summer a quelli che sono gli operatori delle strutture turistiche ricettive, cioè avere la possibilità di andare a visitare gratuitamente l'isola di Dino per chi ha degli ospiti in una determinata struttura, sono degli strumenti che consentono all'operatore o al direttore o al top manager dell'azienda di poter fare un pacchetto nella sua azienda dove un'altra azienda mette a disposizione un servizio totalmente gratuito per promuovere il territorio. Sono tante le iniziative che sono state messe in campo quest'anno. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di promozione territoriale, abbiamo adottato degli strumenti, io li definisco anticrisi, perché questi strumenti sono nati grazie alla crisi, quindi proprio per affrontare una situazione di stallo e quindi incentivare e far conoscere Praia. Strumenti prioritari, continuo a sostenere che la priorità in assoluta che ognuno di noi deve fare, sia esso impresa, sia esso privato, commerciante, è adottare tutti gli strumenti utili a portare nuova gente. Con questa iniziativa denominata Tutti al Mare, sono orgoglioso perché l'80% delle presenze non aveva mai visitato Praia. Questo mi rende orgoglioso perché significa che con un'ottima promozione, facendo conoscere il nostro territorio, l'Alto Tirreno Cosentino in tutte le fiere internazionali, studiando quelle che possono essere dei record mondiali, delle iniziative televisive, delle trasmissioni televisive, dando la massima professionalità, la massima accoglienza, incentivando il nostro turista e soprattutto garantendo a lui dei servizi eccellenti, possiamo puntare veramente al turismo medio-alto. Praia a Mare e Tortora è il nostro territorio, con particolare attenzione a quella che è la città dell'isola di Dino, ha tutte, e dico tutte, le potenzialità per essere, diventare capitale turistica del sud Italia. Io conosco tutta la Calabria, conosco le potenzialità degli altri territori senza nulla togliere, ma Praia e il comprensorio circostante hanno delle potenzialità ancora sconosciute.
Piano piano ci stiamo lavorando e sono ottimista. Viviamo e operiamo in un territorio meraviglioso e sono felice e contento di continuare ad operare in questo territorio. Un ottimismo che va assolutamente condiviso per quello che noi abbiamo potuto osservare dal nostro punto di vista sul territorio. Si sta incrementando un aspetto che prima forse mancava e che in qualche modo minava alla base questa vocazione turistica del nostro territorio, ovvero quello di iniziare a fare discorsi di rete, di comprensorio, di collaborazione tra le varie anime di un determinato settore, come può essere quello fondamentale del turismo. In questo discorso rientra anche quanto noi abbiamo detto in qualche puntata precedente. Del resto questo servizio era stato già trasmesso in onda, noi l'abbiamo riciclato, diciamo così, da una puntata in cui avevamo ospite Salvatore Massara della Planet Holiday Entertainment, che ha organizzato per il comune di Praia a Mare l'estate di Dino 2013. In quella occasione Salvatore Massara fece anche il tuo nome, dicendo: stiamo cercando di trovare un'intesa anche con Matteo Cassiano, perché una cosa che si chiama l'estate di Dino senza il coinvolgimento dell'isola di Dino stessa non può essere. Ed era rimasta così un po' in sospeso, anche se era molto ottimista Massara sulla possibilità di trovare un'intesa. C'è stata questa intesa? C'è stata anche grazie alla vostra trasmissione, perché immediatamente dopo, il giorno dopo, ho avuto il piacere di incontrare il dottor Massara, che mi ha rappresentato nel dettaglio quello che è il programma. Lo condivido in pieno, condivido le strategie adottate dall'amministrazione comunale di Praia a Mare, e è un ottimo strumento per poter intrattenere quelli che sono i nostri turisti, ma soprattutto orientarli. Quindi il turista che arriva nel nostro territorio non è lasciato solo, c'è un punto di riferimento. Il punto di riferimento l'amministrazione comunale l'ha voluto impostare con questa organizzazione, che offre una serie di attività. Quindi il turista può anche scegliere di non fare nulla e quindi di vivere esclusivamente casa e mare o albergo e mare, però ha la possibilità di conoscere quello che si fa sul territorio. Un po' quello che noi attraverso l'iniziativa Dino Summer garantiamo ai visitatori, ai nostri turisti o ai visitatori sull'isola di Dino, un vero e proprio orientamento, cioè diamo la possibilità anche di seguire corsi di cucina, perché abbiamo molti visitatori che vengono dalla Svizzera, dalla Germania, che sono interessati alla nostra cucina, e noi indichiamo quelli che sono gli elementi e come fare per seguire un corso di cucina nel nostro territorio. Iniziative perfettamente compatibili, è stata data l'assoluta disponibilità sin dal primo momento, e non si poteva fare altrimenti con un'organizzazione che manifesta in tutto il territorio nazionale un'altissima professionalità, e soprattutto tra operatori di settore, diciamo che la rete si instaura con uno sguardo negli occhi, quindi l'organizzazione ha la nostra totale disponibilità per qualsiasi cosa. Spesso nelle nostre puntate dedicate al turismo, anche in quelle delle stagioni precedenti, abbiamo cercato di battere il tasto della vocazione turistica ancora non completata del nostro territorio, un processo che sarebbe dovuto partire negli anni che noi identifichiamo come gli anni d'oro, ovvero gli anni in cui c'erano molte presenze turistiche a fronte di un'offerta naturale molto buona come anche quella di oggi, ma di una scarsa professionalità tutto sommato nell'accoglienza del turista. Spesso ragionando di turismo con i nostri ospiti, ovviamente ospiti qualificati a parlare di turismo, abbiamo individuato alcuni punti critici del sistema turismo del territorio. Noi li abbiamo riassunti in questa scheda che leggiamo insieme, poi ti chiederemo la tua opinione. Prego la regia di metterla in onda.
A cominciare dai posti letto, azioni per il passaggio alla seconda casa, forme alternative di locazione, investimenti per migliorie del già edificato, poi controllo delle presenze, servizi, una maggiore presentabilità dei luoghi e poi innovazione come wifi e poi l'accoglienza, che è anche un punto che ci viene spesso segnalato, Matteo, spesso viene a mancare quella cortesia, quella professionalità degli operatori nei confronti del turista. Allora, procediamo per gradi, partiamo dai posti letto. C'è la necessità, lo abbiamo detto più volte, di passare da un sistema ormai che ha dato tutto quanto poteva dare, ovvero quello della seconda casa fittata in maniera anche un po' selvaggia, ad un sistema che invece vada incontro alle esigenze reali e attuali del turista che potrebbe decidere di venire da noi. Certo, sono cambiati i tempi anche, oggi con la rete internet ha cambiato quello che è il nuovo sistema di fare turismo, quindi al di là del cartello, al di là di tutto, il turista oggi è informato di tutto, vuole determinati servizi, ma soprattutto noi dobbiamo puntare a un target medio-alto. Per puntare ad un target medio-alto dobbiamo investire e dobbiamo dare il massimo per il nostro turista. Il nostro turista viene prima di tutto. Quindi dall'accoglienza alla professionalità, al servizio e soprattutto all'effettiva qualità della struttura immobiliare. Perché? Infatti scrivevamo miglioria del già edificato. Certo, perché si rischia di dare un'immagine negativa di quello che è la nostra accoglienza. In che modo? Molte prenotazioni avvengono tramite Booking, quindi anche i privati tramite l'inserzione, tramite le mail, quindi molte volte delle fotografie, un annuncio poco chiaro, una distanza dal mare o dal centro poco chiara, una localizzazione non esatta dell'unità immobiliare. Che cosa comporta? Comporta il turista che arriva, trova un qualcosa che effettivamente non ha riscontro con ciò che aveva visto online e va via dal territorio. Quel turista noi non lo recuperiamo più, quindi bisogna in qualche modo fare ordine su quello che sono le seconde case, su quello che è il modo di fare turismo, puntare ad un affitto settimanale, quindi ad una locazione settimanale, quindi a quindicine massimo, quindi scartare quella che può essere la locazione che ancora oggi avviene luglio-agosto, addirittura annuale solo per sfruttare i mesi estivi, insomma, cambiare quella che è la concezione, investire sulle unità immobiliari, quindi nella qualità, incentivare dove è possibile, dove le amministrazioni possono incentivare quella che è una riqualificazione anche di natura urbanistica, perché ci sono delle situazioni, insomma, che possono essere ristrutturate anche all'esterno, incentivare a chi converte la propria struttura in attività turistico-ricettiva. Se ci sono molti privati e anche molte imprese che hanno delle proprietà che in questo momento sono come civili abitazioni o nel caso dei piani terra locali commerciali o uffici. Se all'impresa o all'imprenditore o al privato lo si incentiva con strumenti a costo zero per la pubblica amministrazione, lo si incentiva con un premio, con una qualsiasi formula, purché converte quella struttura in attività turistico-ricettiva, che cosa significa? Significa che inevitabilmente l'impresa, l'imprenditore e il privato deve investire prima di tutto sulla struttura e quindi muove un'economia che è quella dell'edilizia e che abbraccia tutti una serie di settori. E investe, fa un'attività inevitabilmente di promozione territoriale perché ha interesse a destagionalizzare la struttura, atteso che è una struttura turistico-ricettiva, si deve adeguare a quelle che sono le prescrizioni che impongono le strutture ricettive e quindi si può riqualificare quello che è una situazione di alcune unità immobiliari. Nell'ambito invece dei privati, fare rete, mettere in rete i privati è un'ottima idea, difficile senza dubbio perché ovviamente
bisogna prima di tutto identificare quelli che sono gli immobili idonei e quindi fare un progetto, magari chiedere ai privati che vogliono aderire a questo progetto, che prima di aderire ci deve essere fatta un regolamento e l'immobile deve rispondere ai requisiti previsti da questo regolamento, e poi fare una promozione territoriale, un booking online relativamente a tutti gli immobili messi in rete e consorziati, per puntare a dare la seconda casa in locazione transitoria per finalità turistiche, quindi come casa al mare, di qualità. In tal senso, non so se hai seguito una nostra precedente puntata, abbiamo approfondito quanto sta facendo un comitato che è nato a Tortora. Hanno contattato un professionista esperto in questo settore per un'idea di un albergo diffuso nel centro storico di Tortora. Qual è il tuo punto di vista su questa iniziativa? Un'idea brillante, a me è stata rappresentata direttamente dal signor Martino, e mi ha rappresentato il progetto, e quello di non basarci solo sul mare. Tortora ha delle spiagge splendide, un mare cristallino, però ha un centro storico che è meraviglioso. Quindi pensare di valorizzare il centro storico con un sistema di albergo diffuso e quindi proporre dei pacchetti turistici tematici dove c'è mare, storia, archeologia, natura, una serie di abbraccia un turismo a 360 gradi, è un'ottima idea, è un'idea brillante, un'idea che in alcune realtà d'Italia, non solo in Italia, si sono valorizzati interi territori e quindi hanno un successo per tanti mesi nella stagione, non solo nella stagione estiva, ma riescono a coprire anche la stagione invernale, legare il tutto all'enogastronomia e quindi a quelli che sono i prodotti tipici. E, ci credo, ovviamente è un'operazione difficile, nel senso che serve il coinvolgimento di tutta la cittadinanza e una particolare attenzione da parte attenzione e sostegno da parte delle amministrazioni comunali. Torniamo ai punti critici della vocazione turistica, come li vedevamo prima nella grafica. Dopo i posti letto avevamo segnato i servizi, anche questo è un deficit storico forse del territorio. Si è sempre ragionato in termini di durante l'estate c'è bisogno di un concerto, c'è bisogno di un cartellone, e non si è mai pensato in maniera seria e organica a fornire i servizi, perché il turista d'oggi, tu me lo insegni, va a caccia sì di bellezze naturali, di posti, ma vuole anche tanti servizi. Assolutamente, un altro punto dove insieme dobbiamo lavorare, ripeto, fare di un territorio un'importante realtà, ognuno deve dare del suo, dalle pubbliche amministrazioni, ai privati, ai commercianti, agli operatori balneari, operatori turistici, imprenditori, imprese, quindi garantire quelli che sono i servizi basilari. Oggigiorno ci muoviamo solo con la carta di credito, quindi pensare che oggi in un'attività non ci sia la carta di credito o il POS, diciamo, è impensabile, nel senso che anche paesi tra virgolette sottosviluppati, veramente sottosviluppati, sto parlando di altre realtà a livello al di fuori del territorio nazionale, hanno il POS ovunque, quindi avere questo tipo di servizio che sembra una sciocchezza, ma è veramente importante. Come i nuovi sistemi oggigiorno di connessione, oggigiorno la maggior parte dei turisti e la maggior parte di noi opera con tablet, smartphone, e quindi siamo in stretto collegamento per motivi personali, per motivi di lavoro, per a qualsiasi titolo, con la connessione veloce per quanto riguarda internet. Quindi il wifi
dare il servizio al proprio cliente, che sia esso un bar, il cliente di un bar, di un ristorante, di un ufficio, di un negozio, dare la possibilità di poter scaricare la posta elettronica con semplicità o di poter comunicare a livello internazionale con l'utilizzo di particolari sistemi e particolari applicazioni, insomma, senza dubbio sono dei servizi, non sono tutto, ma sono dei servizi che tassello dopo tassello danno un'immagine importante. Quelle fondamentali come il decoro del paese oppure le vie di comunicazione, chiamiamole tradizionali, ovvero l'asfalto, il ferro oppure la diportistica che ancora non è sviluppata adeguatamente nel territorio. Certo, fermo e impregiudicato, per esempio la raccolta differenziata, che sia sempre non mollare mai la guardia, quindi qui ovviamente è un intervento, è un controllo che, devo essere sincero, viene svolto per quanto riguarda il territorio di Praia Mare in maniera egregia, quello della gestione e controllo di quelle che sono le situazioni critiche, quindi la massima correttezza nella raccolta differenziata, piuttosto che nella gestione del controllo della disciplina in ambito nella zona balneare. Quindi quelli vanno alla base. La portualità ovviamente è un problema ormai, penso che siano state spese prima di me, sono state spese miliardi di parole. Il non avere un porto da Tortora ad arrivare al nostro primo porto, eccetera, è qualcosa di impressionante. Basta pensare che passato Maratea, quindi da Maratea in avanti, abbiamo ogni 10 miglia di navigazione abbiamo un porto, quindi iniziamo a identificare quello che è un porto per le imbarcazioni, e provengono diportisti e armatori da tutto il territorio. Quindi il porto è fondamentale. Abbiamo in questo momento per i diportisti il campo Boe antistante l'isola di Dino, che comunque ad ogni buon conto tampona quello che può essere un'esigenza dei diportisti, dei piccoli diportisti. Gli armatori ormeggiano ormai in rada, quindi a debita distanza dall'isola di Dino, e utilizzano l'isola di Dino come punto di rifugio delle correnti provenienti da nord o da sud, e quindi cercano di tamponare questa situazione. Però è importante, è fondamentale, ma non solo il porto, i treni. Sono sempre di più i tagli alle corse sul Tirreno Cosentino, alle fermate dei treni di lunga percorrenza. Sì, è un dato perché oggettivo. Un polo ferroviario importante, è qualcosa che, al di là, il porto sì è importante, però pensiamo anche alle vie di collegamento, alle strade, a questa benedetta SS18 che puntualmente, non so perché, nel tratto passato Tortora, quindi passato il fiume Noce, ad arrivare al Lago Negro, puntualmente, sistematicamente, nei soliti punti, cede la strada, o c'è un'interruzione, o c'è un restringimento di carreggiata. Quindi pensare alla viabilità, pensare al polo ferroviario, quindi fare delle fermate, fare dei treni, che organizzare delle fermate su Praia con dei treni di natura superiore, quindi lunga percorrenza, senza dubbio è fondamentale ed è importante. C'era poi un terzo punto, sempre nella grafica che abbiamo proposto prima, che era un po', diciamo così, un dato emozionale che riguarda poi il modo in cui viene fornita l'accoglienza. Tra le tante lamentele, per esempio, che abbiamo raccolto, continuiamo e diciamo purtroppo a raccogliere la classica lamentela del c'è poca cortesia nella maggior parte degli esercizi commerciali del territorio. Spesso gli operatori turistici sono un po' improvvisati, e questa è un'altra disfunzione del sistema e della vocazione turistica del territorio. È una cosa che riscontri anche tu? Beh, io personalmente no, perché devo essere sincero, personalmente quando mi muovo, dove vado, vedo sempre un'alta professionalità, un'alta gentilezza da parte di tutti, da parte addirittura degli stabilimenti balneari, negozi. Quindi per quanto mi riguarda, mi è stato segnalato alcune situazioni, tant'è vero che a mo' di provocazione prima della puntata
Mi era venuta l'idea, va fatta un'iniziativa di sensibilizzazione che si può intitolare Grazie Praia quando dici grazie, nel senso che era legato al fatto del dire il grazie, dell'essere professionale, accogliente. Quindi senza dubbio bisogna orientarsi, ripeto, il turista viene prima di ogni cosa, il turista è il nostro consumatore, la nostra principale fonte di guadagno, quindi deve essere trattato commercialmente con i guanti bianchi. Questo ovviamente deve essere alla base di tutto, altrimenti è inutile parlare di destagionalizzazione piuttosto di adottare strumenti per portare il turista se poi creiamo gli elementi o le situazioni per farlo scappare e non tornare più, quindi deve essere alla base. Per quanto riguarda quello che sono le attività improvvisate e i mestieranti, come li classifico io, ci sono delle situazioni critiche che a volte si mascherano dietro determinate organizzazioni, associazioni per poter promuovere una serie di attività, però hanno il loro tempo, hanno un inizio e hanno una fine, quindi il territorio e gli operatori sono alquanto bravi a poter sedare quelle che sono le situazioni di poca correttezza e poca trasparenza. A proposito di tempo, sta scadendo quello a nostra disposizione, però nelle puntate di questo ciclo che abbiamo denominato Vocazione Turistica del Territorio, ad ogni nostro ospite abbiamo rivolto questa domanda, sottoponiamo alla stessa anche te questa sera. Potendo avere una, come viene volgarmente detto, una bacchetta magica e con la possibilità di eliminare una delle disfunzioni della vocazione turistica del territorio, quale elimineresti? Allora, la bacchetta magica per eliminare o per vedere valorizzare? Per eliminare uno dei problemi che frena ancora la vocazione turistica del territorio. Ma eliminare quelle seconde case in condizioni igienico-sanitarie, strutturali e sotto tutti i punti di vista assolutamente orrende. Io ho visto situazioni veramente atroci, nel senso che ho visto queste unità immobiliari e cercavo di immaginare che tipo di turista poteva abitare in quelle unità immobiliari. Quello è un punto assolutamente che deve essere riqualificato, quindi con una bacchetta magica via tutti quelli che sono magazzini affittati come unità immobiliari, garage affittati come unità immobiliari o unità immobiliari con impianti elettrici precari e mobili diciamo assolutamente inefficienti, unità immobiliari che ci sono, c'è umidità dappertutto, insomma con una bacchetta magica non via, riqualificarli. Esatto. Bene, allora noi ci fermiamo qui, naturalmente ringraziamo Matteo Cassiano. Grazie per essere stato in nostra compagnia, terremo sempre d'occhio le iniziative che si fanno attorno all'isola e ovviamente che hanno la loro ricaduta generale sul territorio. Prima di salutarci è d'obbligo ricordarvi che potete interagire con la finestra sul territorio attraverso la nostra pagina Facebook, la finestra sul territorio, potete scriverci all'indirizzo email della redazione giornalistica di Rete3, redazione@rete3.tv. E potete rivedere questa e tutte le altre puntate della Finestra sul Territorio sul nostro canale YouTube. Ci fermiamo qui, l'appuntamento è per venerdì prossimo, buon proseguimento di serata.